Ciao ragazze e benvenuti a tutte nel mio canale in un nuovo video. Oggi a grande richiesta un Get Ready With Me con un po' di prodotti all'opera. E i protagonisti di questo make-up sono il fondotinta di Dolce & Gabbana e Lift di cui vi ho parlato già nei preferiti del mese di marzo, make-up. Loro due che io sto amando tantissimo, la White Peach e la Sweet Pie, che guardandomi in telecamera sembra che abbia messo moltissimo blush, ma vi posso garantire che è appena appena una spolverata. E poi due nuove new entry. Il primo è il mascara Lashes of the Day di Essence, che mi sta piacendo moltissimo, che mi è stato regalato da Michela. Ciao tesoro, un bacio enorme. E poi il rossetto di NARS che io stradoro e in tantissimi mi avete chiesto: Manu, quale ha indossato? E finalmente ecco svelato l'arcano mistero. Ed è questo qui che adoro come packaging. Ed è non ha un nome, ma si chiama, cioè non ha un numero, ma si chiama Charlotte. Questo colore di Bordeaux che io stradoro e che eccolo qui sulle labbra, mi piace veramente moltissimo. Questo è tutto il look che ho realizzato, quindi io spero che vi piaccia. Vi mando un bacio grandissimo, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre, se vi va, ci vediamo ad un mio prossimo video. Inizio subito applicando il primer di Diego Dalla Palma Etherea Base. È un primer che è uscito fuori listino, fuori produzione, ma mi piace sempre e moltissimo indossarlo. Sottile, fa aderire perfettamente il fondotinta quando lo vado ad applicare e illumina tantissimo. Ho scelto il fondotinta di Dolce & Gabbana e lo applico con uno dei miei pennelli preferiti, che è il Puro Bio. Un fondotinta liftante che stende i tratti, dona luminosità, non risulta essere troppo spesso sul viso, ma allo stesso tempo riesce a coprire perfettamente le piccole imperfezioni e se ci dovessero essere anche delle piccole macchioline. Subito dopo vado ad utilizzare una new entry che è il correttore di Too Faced nella colorazione light. Mi piace perché illumina tantissimo, è sottile e riesce tranquillamente a correggere la zona pedicolare illuminandola. Io amo stenderlo con questo pennello della linea di Sensai e vado ad utilizzarlo per tutta la zona denominata mela. Quindi vedete, creo proprio una sorta di U e lo vado poi ad utilizzare anche sulla palpebra mobile arcata sopraccigliare per illuminare e lo stendo con il pennello. Questo è il Lip Base di Kiko che conoscete, che finalmente è quasi in fine. E come primer per gli occhi utilizzo il Puro Bio, che ha anche una colorazione un po' albicocca, quindi mi va già a schiarire e a creare una sorta di colorazione sulla palpebra mobile arcata sopraccigliare. Protagonista è la White Peach di Too Faced e il primo colore che vado ad applicare è proprio il Peach Cream e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile più arcata sopraccigliare anche per far asciugare meglio proprio il primer. Subito dopo applico il colore scuro On The Grill proprio nella piega palpebrale e palpebra mobile. Anche se non sarà perfetto, dopo lo andrò a sfumare con gli altri colori. Quindi creo proprio un piccolo angolino con questo colore scuro e vado poi ad applicare il colore Sweet Fig nell'incavo palpebrale, proprio sempre nell'angolino, e lascio uno spazio poi per applicare Glistening Peach, questo pesca dorato di un'estrema luminosità che andrò ad unire al marrone scuro e poi all'incavo che risulta più opaco perché il colore madreperlato e luminoso nell'incavo palpebrale non mi piace moltissimo perché mi dà l'idea che possa un po' raggrinzire la piega palpebrale e l'incavo.
Sfumo tutti e tre i colori, in questo modo con un pennello pulito, da non creare stacchi di colore, e poi vado ad applicare cream della Peach proprio nella piega palpebrale, dando proprio questa sorta di colore tra un arancio e un pescato, e che va a schiarire anche il colore marrone. Quindi vedete tutti i toni estremamente caldi. Subito dopo, nella rimascigliare inferiore, utilizzo la matita di Marc Jacobs, che mi piace moltissimo, un colore nero ultra definito, una consistenza in gel. E come eyeliner sto per terminare l'écriture di Chanel, l'eyeliner nero della linea di Chanel, che è stato ovviamente sostituito dal Signature, che risulta essere sempre uno dei miei preferiti. Mi piace contornare sempre tanto con l'eyeliner, la rima ciliare superiore, e dare una definizione maggiore allo sguardo. Pettino le mie sopracciglia con il pennello di Chanel. E vado ad utilizzare il gel per le sopracciglia di Collister, che me le scurisce appena appena, ma allo stesso tempo me le definisce. E mi piace soprattutto questo tono un po' più intenso per il look che ho creato. Subito dopo vado ad utilizzare il Peach Eyes proprio per dare punto luce sotto l'arcata sopraccigliare e schiarire ulteriormente cream della Peach che avevo applicato prima. Utilizzo la matita waterproof di Chanel sotto la rima cigliare inferiore, che è la matita resistente all'acqua nella colorazione 85, e poi con un pennellino piccolino vado ad utilizzare Fazzi e vado a schiarire il colore della matita che ho applicato prima. In più, allo stesso tempo, lo vado a fissare. Elimino l'eccesso proprio di tutti i fallout che sono scesi sulla zona perioculare e vado ad utilizzare la cipria compatta di Gucci. Generalmente io la utilizzo sempre alla fine del make-up occhi che ho realizzato. In più applico Peach Eyes proprio nell'angolo per dare il punto luce, in questo modo, con un pennello piccolino piatto. Sto utilizzando questo mascara di Essence, il Lash Day, che mi sta piacendo veramente moltissimo. Ciglia super allungate, ben separate, definite, e non dona un estremo volume, ma l'allungamento senz'altro è assicurato ed è diventato subito uno dei miei preferiti di questo periodo e del mese di aprile. Nonostante tutto, i mascara di Essence mi piacciono veramente tantissimo, non mi deludono mai. Essendo low cost, li vado sempre a consigliare. E come potete vedere, faccio sempre tantissime passate di mascara. Utilizzo una delle matite che preferisco per le labbra, la Urban Decay, e traccio poi proprio il contorno al rossetto che andrò ad applicare dopo, che è il rossetto di NARS, che sto adorando alla follia, Charlotte. È un colore bordeaux che si fonde completamente con la matita, è molto resistente ma allo stesso tempo satinato. E mi piace moltissimo perché, pur essendo morbido, ha un'ottima tenuta. Pezzo forte dopo la palette è il blush Sweet Pie, che io vado ad utilizzare generosamente come blush. Mi piace moltissimo perché ha una grandissima tenuta ed un'estrema luminosità. Questo è il look terminato, spero che vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io adoro questa palette e vi mando un bacio grandissimo. Ciao!